Il nome Mansour Barami vi dice qualcosa? No? E se vi facessi vedere questa clip? Lui è Mansour Barami, classe 1956, estremista iraniano naturalizzato francese. Cresciuto per le strade di Teheran, ha avuto un'infanzia povera, dove l'unico modo per giocare a tennis era quello di palleggiare contro il muro, utilizzando un pezzo di legno e una vecchia pallina trovata nella spazzatura. Alla prima occasione di partecipare ad un torneo importante nel 74, quando, grazie alla carenza di giocatori iraniani, viene convocato in Coppa Davis all'età di soli 18 anni. Durante la sua carriera non raggiungerà mai grandi risultati, dove in singolare il suo best ranking è stato 192esimo. Meglio in doppio, dove vanta una finale a Roland Garros, due titoli e la 31esima posizione. Quando nel 1993 venne creato il Championship Tour, Mansour trovò il suo posto. Incominciò a giocare i tornei insieme ai vari Connors, Borg, McEnroe, raggiungendo il livello di vera e propria star. Oggi viene ricordato per essere uno dei più grandi intrattenitori di questo sport, grazie ai suoi colpi divertenti e spettacolari, diventati virali sui social. Che dire, un personaggio davvero unico, che a modo suo è riuscito a imporsi prepotentemente nella storia del tennis. E voi, conoscevate la sua storia?